Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video il cielo si è tinto di rosso dopo aver placato l'ultimo Pokémon regale e siamo stati cacciati fuori dal villaggio Giubilo. Ma abbiamo un compito, placare questa incombente crisi del cielo rosso catturando, o meglio, superando le tre prove dei Pokémon dei laghi. E abbiamo già superato la prova di Mesprit. Infatti, Noesis, che abbiamo sempre conosciuto nello scorso episodio, ed è anche la donna che ci dà asilo, diciamo, è sorpresa di vedere questa piuma di Mesprit. Dunque, ciò che dicono le leggende è vero. Ma allora anche la catena rossa esiste davvero, che serve tra l'altro appunto per placare questa crisi. Quei tre Pokémon rappresentano lo spirito, giusto? E lo strumento che ci daranno ci aiuterà a tenere insieme il mondo. Ma come e perché? I tuoi dubbi riflettono un fine intelletto. Vedo che il titolo di reggente è in buone mani. Se lo squarcio dovesse allargarsi ulteriormente, o se il mondo dovesse finire, cosa cambierebbe per noi, se non avessimo uno spirito, una mente tramite cui percepirlo? E viceversa, chi può dire che lo spazio, il tempo e l'universo, tutto non esistano solamente in funzione delle menti che li percepiscono? Forse la catena rossa è in grado di mostrare l'universo com'è veramente? Non ci ho capito un'acca. I miti, con i loro messaggi criptici, servono proprio a mostrarci come funziona il mondo. Ci spronano a ragionare più a fondo su ciò che esiste e sul sommo sinno. Non posso che trovarmi d'accordo. I miti sono quanto di più interessante ci sia. Ora non ci resta che fare altre due volte ciò che abbiamo già fatto, e la catena rossa sarà finalmente completa. Beh. Non mi spiego questo tuo entusiasmo, e tantomeno questo tuo sentirti così fiero. So bene che fai parte del gruppo solamente per un puro interesse archeologico. Ah, quindi lei è tipo il capo della ditta Jingo? Ok, vado a parlare con Damon allora. Eccomi qua. Dove vogliamo andare? Qui. La base dell'acquitrino. Ah, c'era anche il puntatore alla Guarguzia, ma andiamo prima al Lago Valore. Non è segnato con il segnalino della missione. A meno che io non debba andarci dopo. Però perché chiedermi dove andare allora? Eccoli qua, va. Sì, allora posso andare dove mi pare. Non capisco però perché mi ha fatto allora, boh, scegliere. Seppur non c'era il puntatore. Vuoi che ti parli del Lago Valore? Si narra che si formò a causa di attività vulcaniche in modo simile al Lago Verità, ma vi è un'altra teoria che sostiene che la sua conca ebbe origine da uno scontro fra Pokémon. A guardia del lago è stanziato Azelf. Si dice che quando prese il volo, negli uomini nacque la determinazione necessaria a portare a termine qualcosa. O almeno così dicono le leggende sui Pokémon. Cosa vedono i miei occhi? Fino a pochi istanti fa quella caverna non c'era. Coraggio, Link. Prevedo che incontreremo un Pokémon a difesa dei Pokémon del lago. Non abbassare la guardia. Ma anche prima abbiamo fatto la stessa cosa, voglio dire. Perché ora vi sorprende? Allora, vediamo un po' cosa ci attenderà questa volta. Overquill. Dinanzi a te si para un Pokémon dall'aria minacciosa. In guardia, Link! Mio nonno mi ha parlato di questo Pokémon. I suoi cuori sono velenosi. Buio veleno, se non sbaglio, vero? Ah, per il veleno. Il problema di questo Pokémon è che non prende danno da Psico e ha attacchi acqua, quindi un Pokémon fuoco non è indicato. Combatto con Gudra.
Va bene, va bene. Vai, Drago Pulsar. Wow. Praticamente niente. Ah, vabbè, ora è fatta comunque. A posto. Ci voleva un Pokémon Terra, ma ce l'avrei anche un Pokémon Terra forte, a dire il vero, però bel colpo, Link. Si avverte una presenza misteriosa. Mostrami la tua volontà incrollabile. Colpiscimi con delle sfere zen. Cosa? E quelle sfere zen dove sono saltate fuori? È un modo per dirci di lanciarla da Azelf? Ma penso di averlo preso. Senti una voce che ti rimbomba nella testa. Allora, hai forse intenzione di lasciar perdere? No. E questa è la prova. Ho capito come compare, ma è sempre così allora. Faresti meglio a lasciar perdere o preferisci continuare nonostante tutto? Continua. Arrenditi, non puoi farcela. Hai davvero intenzione di continuare? Certo. Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Zanna di Azelf. Ah, questa è la Zanna. Quindi non ha estratto piume da tutti e tre i Pokémon dei laghi di Team Galassia del presente, ma diverse parti del loro corpo. Attesta il superamento della prova di Azelf. Ne manca ancora uno. Andiamo a prendercelo allora. Sono lieto che sia andato tutto brillantemente, Link. Certo che sorge spontanea una domanda. Perché non consegnarci semplicemente questa catena rossa? A che pro tutte queste prove? Beh, per proteggere la catena rossa, no? E poi per verificare che siamo all'altezza della situazione e che saremo in grado di usarla. Non è tutti torti. Chissà cosa potrebbe succedere se dovesse cadere nelle mani sbagliate. Beh, ma si tratta di uno strumento che serve a tenere insieme il mondo, giusto? Cosa se ne farebbe qualcuno con cattive intenzioni? Beh, lascia che ti racconti una storia, Damon. E chi può dirlo? Non escluderei che abbia altri utilizzi, oltre a quello a noi noto. In effetti, in ogni caso lo scopriremo solo quando ne entreremo in possesso. Ben detto, allora, desideri tornare nell'eremo di Noesis? All'eremo, sì. Per forza, sennò non si può andare avanti. Ricevuto, vorrei giusto sentire cosa da dire. Una Zanna di Azelf.
Emana un vago calore. I Pokémon dei laghi sono davvero misteriosi. Sembra che parlino direttamente ai nostri cuori. Sarebbe meglio accelerare il passo. La situazione al villaggio comincia a farsi tesa. E cosa te lo fa pensare? Pare sia stata avvistata all'ombra di un Pokémon oltre lo squarcio. Sauron ha formato una squadra per studiarlo e, nel caso si presenti la necessità, sconfiggerlo. O almeno questo è quanto mi ha riferito un mercante della ditta Jingo. Un mercante? Un collega, vorrei dire. Non risponde. Se davvero dovesse apparire un Pokémon dallo squarcio spazio-temporale, che ne sarebbe di tutti noi? Link, non c'è tempo da perdere. Ci manca un solo pezzo per completare la catena rossa. Questo è lo spirito giusto. Mi accoderò anch'io per assistere in prima persona a questo momento a dir poco epocale. Assistere in prima persona, Etelo? Ricordate bene, una volta raccolto l'ultimo elemento necessario per ottenere la catena rossa, dirigetevi senza indugio alle rovine brumose. Ok. Allora, andiamo, finalmente, qua. Alle nevi. È un po' lontanino il posto, ma ci sono già stato durante il mio girovagare per la landa. Ah, scendiamo, va. Siamo un pochino bassi di quota. Vado a piedi, perché sennò col volo ci vuole un pochettino. No, giusto per farvelo presente, ho preso a Bomasnow. Mount volante, ora possiamo prenderla. Aspetta, ma... Cosa c'è qui? Ehi! A parte la scoppiettalga. Ah, vabbè, qua con i Pokémon si può distruggere il passaggio, sì. Certo. Saliamo con Sneasler. Tra l'altro Sneasler, il metodo evolutivo, beh, non dico qual è magari per chi non vuole spoiler, ma insomma, si sa qual è. Ah, ci sono dei Chimecoli lì. Vabbè. Questa area devo visitarla ancora per benino. Non l'ho visitata ancora tutta quanta. Prima o poi farò un bel giro. Ok, ci siamo. Si dice che il lago Arguzia contenga in parte acqua marina. Se ciò sia dovuto alla sua geografia o a qualche Pokémon, rimane tuttora un mistero. E a sorvegliarlo si trova un Pokémon chiamato Uxie. Si narra che spiccando il volo diede origine agli uomini la coscienza necessaria per risolvere i problemi. O almeno c'è quanto giunto fino a noi. Quindi mi darà un'espressione di algebra? Che oggetto strabiliante. È apparsa una caverna dal nulla. Sì, è la terza volta che lo vedi. Ognuno dei tre Pokémon dei laghi sembra avere un Pokémon preposto a proteggerlo. Sì, lo so, Etelo. È la terza volta oramai. Basta. Sei ridondante. Non sono scemo, l'ho capito. Beh, chissà cosa ci aspetti qui. Oh mio Dio! Zoroark di Hisui! Link, so che non sono la persona giusta per darti consigli, ma... Fai attenzione, mi raccomando. Tipo spettro, lui. E se provassi a catturarlo? Attraverso gli passa? Beh, però ci provo a catturarlo, comunque. Vediamo. Gli altri due neanche ci ho provato a catturarli. Perché... Non perché pensavo che non si potesse, ma perché non mi servivano. Per il Pokédex intendo. Quindi ora provo a catturare lui. Magari questo Zoroark
Sì. Aia. Tanto con l'attacco mi fa fuori, quindi faccio potente. Dovrei mandarlo... Ok, perfetto. Ci sta. Ti mando Gudra. Allora. Pare che io possa usarle. Sì, posso usarle. Ah, bene. Preso. Ottimo. Buono così allora. Che bello. No, sono contento di sta cosa. Ottimo lavoro, Link. Avvicinati. Desidero assaggiare il tuo sapere. Con B, Zubatanon, Magneton, Duskrops. Dimmi nell'ordine il numero dei loro occhi. Puoi ripetere il quesito? Ok. So la risposta. Ma con B ha 6 occhi. Ah, ha 6 occhi con B. È vero, ha 6 occhi con B. Perché c'ha 3 cose, ma ogni blocco c'ha 2 occhi. Ok. Zubat ne ha 0 in teoria. Ha un On ne ha 1. Magneton ne ha 3. Duskrops ne ha 1. 0, 6, 0, 1, 3, 1. A quanto pare. Ti conferisco un pezzo dello spirito per tenere insieme il mondo. Artiglio di Uxie. Attesta superamento della prova di Uxie. Perfetto, la divinità della conoscenza. Ce l'hai fatta! E con questa le prove dei tre laghi sono tutte superate. Abbiamo portato a termine le prove dei tre laghi. Stando a quanto dettoci dalla signora Noesis, ora dovremmo dirigerci verso le rovine brumose. Non mi è dato sapere cosa ci aspetta, ma il semplice fatto di esplorare delle rovine mi riempie di entusiasmo. Su via, in marcia! Quelle dell'acquitrinio. Ecco perché voleva farmelo fare in un altro ordine. Attenzione, qua ci danno la risposta, quindi... A questi simboli? Cioè, so cosa sono, ma forse li decifrano. Uno è Arceus, sicuramente, lì in mezzo. Intendo in basso, da sinistra. Le rovine brumose. Da tempi immemorabili, nei racconti, la nebbia nasconde i confini. Li rende più vaghi, più incerti. Se il nostro compito è far sì che il mondo degli umani si intrecci con quello dei Pokémon e con quello delle leggende, allora questo è certamente il luogo ideale. Ciò detto, mi sfugge cosa dovremmo fare concretamente. Ah, eccomi qui. Sembra quasi che tu sapessi quando farti viva. Sarà merito alla saggezza data dai tuoi anni? Ma scusami, che modi sono? Beh, se vi interessa saperlo, ho ricevuto l'aiuto di un Pokémon davvero speciale. Ah, sì? Beh, tornando a noi, come facciamo a creare questa retina rossa? Non ne ho memoria né idea. Si tratta di uno strumento straordinario in grado di tenere insieme il mondo. Dubito che possa essere forgiato da esseri umani come voi. Ma allora che facciamo? Non c'è tempo da perdere qui.
i 3 Pokémon dei laghi. Bella. Molto bella. Che poi, se non sbaglio, è la prima volta che in un gioco Pokémon la vediamo chiaramente. E non tramite sprite, come in Diamante, Perla e Remake. Il patto suggerito dalla mia famiglia, tramandato di generazione in generazione, è stato ora adempiuto. Mi sento leggera, come se mi fossi appena liberata di un peso che gravava sulle mie spalle. Link, i miei complimenti. Un'altra impresa è riuscita brillantemente. Ma, ahimè, sembra che le cose stiano comunque volgendo al peggio. In che senso? I miei colleghi della ditta Jingle mi hanno riferito una notizia. Pare che il capo del Team Galassia si sia stancato di attendere l'esito delle ricerche e abbia deciso di salire sul Monte Corona. Ma gli ha dato di volta il cervello. Che pensa di fare una volta salito in cima al monte? Non può fare nulla per quello squarcio. Presumo che non sia a conoscenza del fatto che Link ha ormai ricevuto la catena rossa. Giusto, sono sicuro che Soran tornerà a ragionare se gli facciamo sapere che ora abbiamo la catena rossa. Luce. Link. Bentornato. Durante la tua assenza i membri della squadra di ricerca erano tutti ammutoliti. Pensa che la caposquadra Selina ha pure smesso di divorare tutti quei maci di patate. Attendi qui per favore, vado ad avvisarla del tuo ritorno. Link. Professore, era davvero in pensiero per Link, eh? Ovvio che lo ero, ma non ho raggiunto di certo i tuoi livelli, mia cara Luce. Non so di cosa stia parlando. Un adulto non dovrebbe mentire per nascondere il proprio imbarazzo. Cambiando discorso, dov'è la caposquadra? Non è venuta con lei, professore? Ah, giusto. Ultimamente è sommersa di lavoro. Da quando il direttore Soran è partito, lei non trova un attimo di respiro. Mi ha riferito che ci attende nell'ufficio della squadra di ricerca. E il direttore? Il direttore si è già diretto a Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Sembra che abbia intenzione di esaminare lo squarcio spazio-temporale di persona e indagare sul Pokémon avvistato al di là di esso. Esatto, è per questo che mio Pikachu e io facevamo la guardia all'ingresso. Ad ogni modo andiamo in ufficio, dobbiamo discutere sul da farsi. Ammirevole, ti avevo ordinato di sopravvivere e così hai fatto. Ed è tutto merito suo. Non capisco a cosa tu ti stia riferendo. Abra ha agito di sua iniziativa e con mia grande disapprovazione. Tornando a noi, ho il dovere di chiedertelo. Se sei di ritorno al villaggio, presumo che tu sia entrato in possesso di informazioni utili. Ho la catena rossa. Spiegati meglio. Ho la catena rossa. Che ti devo dire meglio? Uno strumento leggendario che si ritiene possa tenere insieme il mondo. Ah, perché non sapevano. Ma strano. Il direttore Soran non è al villaggio al momento. Alcuni membri della squadra di vigilanza hanno riferito di aver avvistato qualcosa al di là dello squarcio spazio-temporale. Una sagoma riconducibile a un Pokémon. Il direttore è partito alla volta del Monte Corona, scortato dalla squadra di vigilanza. Una volta lì, raggiungeranno il tempio sulla cima, pronti a fronteggiare i possibili minacce. Il direttore è senza dubbio un uomo forte e capace, ma dovrebbe comunque chiedere aiuto a Link. In qualità di caposquadra ho un nuovo ordine. Link, ti reintegro nella squadra di ricerca. Ti ordino di raggiungere Monte Corona e usare la catena rossa per porre fine a questa calamità. Caposquadra, ne è sicura? In assenza del direttore, forse sarebbe meglio... È stata una sua decisione quella di partire e lasciare a me a fare le sue veci. Mi unisco alla spedizione. Dopotutto è il nostro preciso dovere in quanto squadra di ricerca. Am I wrong? Non mi oppongo. Perfetto. Allora si parte. Let's go. Let's go. Scusami.
cosa c'è, Lucario? Lui! È lui, è Marisio! Marisio, Albisio, non si capisce chi è. Ma quella sua spilla... Di che culto fa parte lui? Io sono Albisio, tu sei? Oh, sei Link, piacere. Lucario. Sembra che anche Lucario abbia avvertito l'aura molto forte che emani. Se vuoi lottare con noi, vieni all'area allenamento. Un Lucario dei pugni d'acciaio. Allora, la spilla del Team Galassia è... Non è questa la spilla... Oh sì, no. Perché la spilla che ha Selina è diversa. È quella del corpo di ricerca... Ah, forse ogni corpo di ricerca ha un... ogni squadra integrata nel team ha una diversa spilla. Ho capito, ho capito. Però Marisio dal nulla spunta. Cioè Albisio, voglio dire. Ma lo sfiderò in un altro momento. Oggi ho cose più importanti da fare. Ovvero andare al Monte Corona. Ad ogni modo, io vi ringrazio ovviamente come sempre per aver seguito il video. Nel prossimo Monte Corona e probabilmente succederà di tutto. Succederà, quindi non vedo l'ora, davvero. Io vi ringrazio come sempre. In descrizione link per Instagram e Telegram. Se non siete ancora iscritti, magari iscrivetevi che mi fate davvero piacere. E ci vediamo domani con un nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Bye bye.